Uomini e donne oggi, Anna contro Giorgio, caos in studio. Oggi uomini e donne, Anna e Giorgio, tensione alle stelle in studio. Oggi andrò in onda una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Si riparte dal punto esatto dove eravamo rimasti. Anna continua a discutere animatamente con Angela a causa delle sue dichiarazioni riguardo ai sentimenti che lei proverebbe nei confronti di Giorgio. Si passa poi a Guido che, con molto calma, racconta l'incontro con la dama. Lui ha deciso di non farsi condizionare e vuole provare a mandare avanti la frequentazione. Successivamente, i due ballano insieme per smorzare un po' la tensione. Dopo il ballo, Gianni Sperti non può fare a meno di dire la sua e tornare sulla vicenda. L'opinionista diffida della sincerità del gabbiano e così gli chiede se abbia mai percepito un qualcosa di più di una semplicissima amicizia da parte della tedesco. Giorgio Manetti gira intorno alla questione e la sua argomentazione convince Gianni di un sì. L'opinionista attacca così Anna, ma lei continua a negare di provare dell'amore per il gabbiano. In tutto ciò, la dama si arrabbia con Manetti e la discussione si accende nuovamente. Tini crede che Angela non avrebbe dovuto continuare ad amoreggiare con la tedesco se convinto che lei amasse un altro uomo. Si passa poi alla conoscenza tra Anna Maria e Alfredo che si era conclusa durante la scorsa registrazione. Oggi, il cavaliere del Trono Over arriva in studio con una rosa rossa e un peluche perché vorrebbe ripartire da zero con la dama. Trono Over uomini e donne, Nicola e Yara sempre più vicini. In studio Kè Pasquale. Il cavaliere viene da Campobasso ed è arrivato a Uomini e Donne per trovare un compagno perché non vuole vivere nella solitudine. Successivamente viene fatta vedere la bellissima casa di Carmine. Nicola e Yara sono sempre più vicini e lui oggi porta in studio un mazzo di rose rosse dicendo di essere pronto ad uscire dalla trasmissione con lei. In ogni caso, la dama non è ancora convinta al 100% e chiede di darle ancora un po' di tempo.